Decarbonizzazione, utilizzo del fondo di sviluppo e coesione sono stati al centro dell'intervento del governatore della regione Puglia, Michele Emiliano, durante l'incontro inaugurale della 44esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli, in svolgimento a Rimini dal 20 al 25 agosto. Tanti temi toccati dal rappresentante della Regione Puglia durante l'incontro organizzato da Comunione e Liberazione e che quest'anno ha come scopo quello di confrontarsi sul ruolo delle comunità energetiche e sul contrasto alla povertà energetica delle famiglie, nonché alla valorizzazione della produzione da fonti rinnovabili per autoconsumo di imprese e pubbliche amministrazioni. Dura la stoccata di Emiliano al governo nazionale, che attacca ripetutamente durante il suo intervento. Punti dolenti del rapporto tra Via Gentile e Palazzo Chigi sono l'utilizzo del fondo di coesione nazionale, che nelle intenzioni del governo centrale dovrebbe essere sostituito dai fondi del PNRR, e soprattutto la questione Taranto, dove pomo della discordia resta la società DRI d'Italia, Direct Reduced Iron, che potrebbe essere definanziata. Noi chiederemo all'Unione Europea di non consentire questa definanziamento, prima di tutto perché l'Unione Europea su questo impianto si gioca la faccia dal mio punto di vista col Just Transition Fund. Noi ne avevamo parlato con la Commissione Europea, sia la DG Crescita che la DG Ambiente, ma soprattutto perché è la misura dell'impegno europeo per cambiare il senso tecnologico nella produzione dell'acciaio. Siamo preoccupati di queste intenzioni che peraltro contraddicono le leggi in vigore, cioè il CIPES, l'organismo che deve determinare l'impiego dei fondi di sviluppo e coesione, ha preso una decisione sul non utilizzo per la parte corrente dei fondi del fondo di sviluppo e coesione in contrasto con la legge istitutiva appunto dei fondi di cui sto parlando. Quindi noi, e credo anche la Campania, impugneremo questa delibera del CIPES proprio per utilizzare questi fondi anche per le spese immateriali. Il meeting promosso da Comunione e Liberazione, che l'anno scorso ha visto 800.000 partecipanti, è stato anche un'occasione per tracciare un bilancio in merito all'attrattività imprenditoriale della Puglia. Meeting di Rimini, una ribalta nazionale per raccontare la strategia pugliese di contrasto alla povertà energetica attraverso l'energia a chilometro zero. Per le famiglie a basso reddito il reddito energetico, per le imprese un sostegno da parte della regione alla produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo e lo stesso per le pubbliche amministrazioni. L'idrogeno fa parte di questa strategia, dalla ricerca industriale fino alla produzione e all'utilizzo nelle varie attività, inclusa la produzione di acciaio.